È stato scelto il nuovo direttore generale della Sasi SPA, la società che gestisce il servizio idrico integrato nel Chietino. Sul nome c'è ancora il massimo riserbo da parte della commissione esaminatrice che ha stilato la graduatoria assegnando i primi 3 posti. Nessuno di loro è abruzzese, dice il presidente Gianfranco Basterebbe. Uno dei professionisti è marchigiano, un altro è molisano, un altro ancora lavora all'estero. Non trapela nulla di più, perché il primo in graduatoria dovrà dapprima avere un colloquio con il presidente a Lanciano. La prossima settimana farò un colloquio pure io dopo che è stato esaminato dalla commissione e la nostra idea è che si parte subito anche con questo. Difficilmente riusciremo dal 1° aprile, ma sono convinto che per il 1° maggio risolveremo anche quest'altra situazione per ridare un minimo di assetto alla società. Nel frattempo si è concluso anche il bando di selezione per 67 posizioni lavorative. Tra quelli già in servizio alla SPA pubblica hanno vinto in circa 60, meno di 10 sono gli esterni. Per un anno saranno assunti a tempo determinato, dopodiché il contratto sarà trasformato a tempo indeterminato. Certo, come ben sapete, la problematica non si chiude qua, perché la nostra pianta organica addirittura prevedono 40 persone in più di quelli che abbiamo. Se a questi ci aggiungiamo anche i pensionamenti di questi ultimi anni, che ormai sono quasi 2 anni che io sto qua, e da quel momento non abbiamo rimpiazzato neanche quelli che sono andati in pensione, bisogna ripartire immediatamente per rifare una nuova selezione con queste figure più essenziali che l'azienda ne è priva.